Perché dico questo? Perché credo che serva un'educazione alla partecipazione ed è fondamentale. Il decadimento che c'è stato in questi ultimi anni, secondo me, è causato dalle mode, come diceva il professor Panozzo, e dai meccanismi televisivi, dove la gente si interessa e partecipa in misura assolutamente inferiore rispetto a quello che sono i doveri, i diritti di ogni cittadino, passi attraverso anche riconoscendo quelli che sono in qualche misura i maggiori rappresentanti democratici del nostro paese. Il Consiglio Comunale io sono. Quanti cittadini, io vengo qui pur vivendo in un altro territorio e apprezzo e ammiro questo territorio, perché la sensibilità qui non è certo quella comune nel nostro territorio vicentino, per esempio, che devo conoscere abbastanza bene. C'era una serata organizzata ad ascoltare la Tuscia dove non si entrava più perché c'era troppa gente in quest'area. Sicuramente se avremmo organizzato in molti altri poli del nostro territorio vicentino non sarebbe finita così. Ma quanta gente abbiamo nei consigli comunali che ascoltano e partecipano? Quanta gente c'è che con costanza segue gli argomenti? Sono urbanistici, sono culturali, sono educativi, sono ambientali dell'attività di un'amministrazione comunale. Credo sia un'associazione, sia un comitato, sia quant'altro. Credo che dobbiamo veramente fare un percorso che in qualche misura abbiamo perso il filo. Probabilmente 20 o 30 anni fa, quando io ero un giovane amministratore locale del mio comune e si parlava di raccolta differenziata, tutti impallidivano e si impaurivano. Adesso credo che ognuno di noi, a casa propria, difficilmente compie un gesto dove, quando si parla di rifiuti, non si va a differenziare ciò che dobbiamo scartare. Anzi, in molte famiglie c'è anche un'attenzione su quello che portiamo a casa per non dover avere qualche rifiuto in più. Per cui, dico questo, non possiamo prescindere, secondo me, da quelli che in qualche misura sono gli organismi, gli organi che legittimamente vanno a rappresentare i cittadini. Dobbiamo facilitare l'ingresso anche a tutti gli altri meccanismi. Io qui, responsabile dei comitati referendari, che ho messo in moto una sensibilità, però l'ha messa in moto in maniera eccellente ed eccezionale. Ricordiamo che era oltre una ventina di referendum che il quorum non si raggiungeva. Quanti referendum comunali raggiungono numeri dignitosi per poter modificare esiti o scelte che i consigli comunali stessi hanno preso? Pochissimi. Noi dobbiamo fare un larghissimo, secondo me, ricorso a un percorso educativo lungo e complicato. Io credo che ascoltare tutti sia assolutamente indispensabile. Non possiamo però prescindere da quelli che in qualche misura rappresentano fino in fondo e comunque in maniera legittima coloro che sono le istanze vere e anche democratiche dei cittadini. Scusami Marco, poi se ritorniamo farò due battute anch'io sulla mia esperienza politica e di vita di partito, perché mi pare che ciò che le provocazioni che sono venute dal professor Panozzo sono particolarmente significative, ma non voglio parlare di più di quello che è necessario. Poi torniamo, ma poi apriamo anche ovviamente la discussione, quindi ci sarà tempo e modo, se qualcuno lo vorrà, di intervenire. Walter Bonan, Walter, tu oggi sei assessore al comune di Feltre, ma prima di diventare amministratore tu hai avuto anche delle importanti esperienze, eri referente del coordinamento referendario per il referendum dell'acqua, quindi diciamo hai avuto modo di vedere entrambi, no? Anzi un po' tutti i nodi che questa sera stiamo attraversando. Ora che sei nel mondo delle istituzioni, come vedi questa tematica anche rispetto alle esperienze che hai avuto prima e alle esperienze magari anche alle difficoltà che stai vivendo oggi nel portare quei contenuti che prima portavi come rappresentante del coordinamento dell'acqua? Sì, vi ringrazio per l'opportunità del confronto, le sollecitazioni anche dagli interventi che mi hanno preceduto sono veramente, veramente tante. Faccio alcune considerazioni in funzione poi delle esperienze personali che ciascuno di noi vive. Io ho avuto
fortuna di svolgere attività amministrativa come sindaco di un piccolo comune una ventina anche più di anni fa, per un periodo anche abbastanza lungo. Sto facendo l'amministratore adesso e quindi anche questa possibilità di sguardo sull'involuzione che c'è stata, sullo svuotamento di senso, di ruolo che l'aggressione che le autonomie locali stanno subendo in termini della loro funzione sociale, fondamentale, di comunità che rappresentano. Siamo passati nel giro di qualche decennio dall'essere i Robin Hood del territorio che lavoravano assieme alla comunità per costruire una accessibilità ai diritti di cittadinanza, una estensione dei servizi, una opportunità di inclusione e di partecipazione, ad essere quasi adesso gli sceriffi di Nottingham, quindi l'esatto contrario, quindi i gabellieri per conto terzi che rischiano di in qualche modo coprire le responsabilità di dimensioni e di scelte economiche e politiche assolutamente centralistiche che passano sopra la testa dei territori e che scaricano le contraddizioni del pensiero unico del mercato esattamente come prima livello di frontiera nell'aggredire le forme di democrazia più di prossimità che è quella rappresentata dagli enti locali. Ma per tornare alla questione che è stata posta e quindi allo sguardo diverso tra essere militante di comitati, di associazioni piuttosto che dentro ruoli istituzionali. I confini possono essere molto labili se si estendono poi le forme di democrazia di partecipazione, insomma, e quindi se sono permeabili questi confini le differenze possono anche non sussistere. Però siccome le parole sono importanti e qualcuno, un vecchio profeta diceva anche che anche Dio è figlio del proprio nome, c'è il rischio, a proposito di beni comuni, che questa parola rischia appunto di essere banalizzata e svuotata dal proprio senso dirompente dal punto di vista politico, strategico. I beni comuni sono una dimensione altra che va oltre la dimensione del pubblico e del privato e dobbiamo, per coglierli fino in fondo, essenzialmente fare due cose. La prima, porci delle domande di senso, anche delle domande molto semplici. Esistono dei beni che devono essere fuori dalle dimensioni del mercato? Esistono dei beni che sono essenziali per la vita e che nulla hanno a che fare con le logiche del mercato? E se, come esistono questi beni, è evidente che poi le iniziative, le strategie, le risposte politiche devono essere radicalmente diverse e anche la forma di gestione di questi beni non può essere che radicalmente diversa e quindi deve fondarsi su forme di democrazia diretta e decisionale che sono non sempre patrimonio consolidato anche all'interno delle scelte istituzionali, anzi sono raramente patrimonio consolidato. Quando sentivo prima anche Angelo fa riferimento al discorso delle società partecipate, a opportunità, a occasioni di confronto con i comitati, ecco, allora anche qui dobbiamo assumere delle considerazioni, probabilmente io le pongo in modo anche dialogico in questa sede. Ci sono delle situazioni che sono degli ossimori rispetto alla democrazia. Non può esserci una società di tipo privatistico come un SPA che governa i beni comuni, anche se ha totale capitale pubblico, perché le forme gestionali di un SPA nulla hanno a che fare con pratiche, procedure e diritti di partecipazione ai cittadini.
Lo sa benissimo Angelo che l'assemblea dei soci, anche se sono fatti dei sindaci, non è accessibile alla partecipazione dei cittadini quando si svolgono le attività e le scelte societarie dentro la società. E quindi una dimensione, come si può dire, che ha un suo significato giuridico che la porta nella sfera della privatizzazione, non è una dimensione realmente partecipata e realmente trasparente e realmente quindi democratica. L'altra considerazione da fare rispetto ai beni comuni è che i beni comuni possono essere riconosciuti attraverso forme di lotta e forme di mobilitazione, altrimenti diventa una sorta di sublimazione. Qualcuno parlava prima di quasi giocosità, gioiosità del conflitto, muscolosità e quant'altro. Io invece la leggo in modo diametralmente opposto a questa dimensione. Il vero riconoscimento dell'importanza di un bene collettivo nel quale la comunità si riconosce proprio nel momento in cui sente di rischiare di perderlo e sente che quel bene rischia di non far più patrimonio di una dimensione di condivisione propria della comunità, e da lì inizia una capacità di mobilitazione attraverso forme spontanee, organizzate, come possono essere i comitati e quant'altro, lì nasce il riconoscersi in quel bene. E quindi lì nasce esattamente la capacità di fare comunità. Oggi dove si ricostruisce una comunità nei nostri paesi se non nella difesa di quelli che sono i beni comuni? E per beni comuni basterebbe citarne pochissimi, ma sono assai significativi anche nel loro significato simbolico, insomma. Quando c'è stata la campagna di mobilitazione e l'iniziativa referendaria sull'acqua, le persone hanno assunto una domanda semplice in sé: l'acqua è un bene fondamentale per la vita, è normale o è possibile che ci sia l'obbligatorietà della privatizzazione? Perché noi qui ci siamo dimenticati, a meno di 2 anni di distanza dal referendum, che c'era stato un governo, c'erano state le forze politiche assolutamente trasversali, che avevano accettato che si sancisse il principio che dovevamo arrivare all'obbligatorietà della privatizzazione, non alla facoltà, non alla logica, come si può dire, anche pura della competitività del mercato. C'era l'obbligatorietà della privatizzazione, c'era la vendita del capitale in una situazione non concorrenziale che veniva pagata integralmente dai cittadini. Quindi una logica, come si può dire, aberrante anche secondo i più banali principi liberisti della concorrenza. Ebbene, in quel processo, grazie proprio all'iniziativa di mobilitazione capillare, ma anche grazie ad alcune regole molto semplici e molto oggettive, si parlava prima quali strategie inventare per rilanciare la dimensione e la struttura del partito come credibile e quant'altro. Il Comitato Acqua Bene Comune a livello nazionale ha assunto delle regole molto semplici, l'inclusione per esempio, quindi la capacità di confrontarsi all'interno anche di presenze culturali diverse nel Comitato. Teniamo conto che siamo riusciti a tenere assieme dai centri sociali alle parrocchie, quindi una capacità, come si può dire, di rispetto dell'alterità del pensiero intorno all'elemento che era il bene comune acqua, che faceva da coesione, assolutamente fondante. Il rifiuto di qualsiasi politica liberistica e leaderistica e pratica leaderistica, se qualcuno di voi mi sa dire chi era il leader del movimento di Forno dell'Acqua, non riesce a riconoscerlo, perché non c'era un leader, c'era il tema che veniva posto all'attenzione dei cittadini. La diffusione capillare a livello territoriale, nello stesso tempo anche una visione strategica a livello nazionale. E poi la forza della radicalità dell'argomento, l'acqua fuori dal mercato. Quelle parole di radicalità, di chiarezza e di coerenza che spesso non sono in grado di esprimere le forze politiche oggi sui valori fondanti la dimensione della comunità. E quindi questa incapacità di avere una, come si può dire, coerenza anche sul piano valoriale è la perdita di credibilità, l'involuzione della politica.
Allora io parto da una considerazione. Oggi il centro è cieco e sordo, è in grado di non riformarsi. Stiamo vedendo l'implosione della politica a livello centrale, è un dato oggettivo. Bisogna ripartire dai territori, e nei territori è possibile praticare delle forme di democrazia deliberativa con i cittadini. E qui lo dico non per deformazione, come si può dire, di storia individuale, ma io penso che anche qui bisogna fissare alcune norme. La partecipazione va regolamentata, bisogna passare dalla disponibilità, dalla facoltà di consultazione, che spesso viene in qualche modo enfatizzata come partecipazione, alle regole della partecipazione, che diano un diritto alla partecipazione ai cittadini, non una facoltà di consultazione, che è una cosa ben diversa. Allora bisogna costruire anche lì dei regolamenti dove ci sia una cessione di decisione nel governo del territorio dai cosiddetti soggetti delegati alla comunità, e si obblighino gli amministratori a confrontarsi con questi momenti di partecipazione diretta ai cittadini. Nello stesso tempo, per fuoriuscire da qualche rischio che veniva accennato prima, della giocosità, insomma, del momento conflittuale della partecipazione, bisogna far assumere ai cittadini la responsabilità di produrre atti concreti, deliberativi, praticabili, che possano essere condivisi dai propri amministratori, oppure anche legittimamente non condivisi, però con l'obbligo degli amministratori di motivare il perché e il per come questi atti non vengono assunti. Quindi è anche sufficientemente semplice costruire delle norme di questo tipo, che siano vincolanti per i cittadini e per gli amministratori. E allora lì ci si confronta nel merito delle idee, nel merito delle proposte, nel merito delle competenze, dei saperi che sono presenti nelle nostre comunità e sono enormemente più avanti di quella rappresentanza delegata che ogni tanto viene manifestata, anche perché, con tutto il rispetto, e lo dico con tutta la generosità e la buona volontà di moltissimi amministratori, però spesso la società civile, che ha anche delle competenze e saperi importanti, da tempo non è dentro delle dinamiche, come si può dire, di rappresentanza politica. E quindi bisogna andare a recuperare queste potenzialità che ci sono nelle nostre comunità, questi saperi, anche ridando la parola soprattutto a chi la parola non l'ha mai, perché oggi gli interlocutori delle amministrazioni, spesso quando ci sono i confronti amministrativi, sono le lobby ben organizzate, non sono i cittadini che hanno magari lo sguardo che potrebbe essere utilissimo ad affrontare alcune tematiche complesse del loro territorio. E quindi bisogna trasformare l'opportunità, la concessione, tra virgolette, qualche volta anche estemporanea, insomma, non basta fare 3 assemblee all'anno per dire siamo all'interno di un processo deliberativo e partecipativo, non basta creare il forum sui piani di attuazione piuttosto che su altri segmenti specifici, è sulla visione strategica del futuro di ciascuna comunità che la comunità deve essere coinvolta e deve avere spazi, luoghi e tempi certi da questo punto di vista, perché sia un processo irreversibile, così come è fondamentale che cominciamo anche a costruire sui nostri statuti comunali un riferimento puntuale ai beni comuni, che vanno oltre la dimensione anche del pubblico e che necessitano e rappresentano anche dei percorsi di democrazia diretta e deliberativa. Ecco, questi processi sono necessari. Naturalmente è anche necessario che ci siano strumenti per praticare le scelte di una comunità. E allora anche qui lo metto semplicemente come piccolissima chiosa e provocazione: bisogna mettere in discussione, come si può dire, dei vincoli di governo che stanno erodendo qualsiasi senso delle autonomie locali, a iniziare dal patto di stabilità. Gli enti locali non possono più rimanere nel patto di stabilità, soprattutto per quanto riguarda i servizi e gli investimenti e la conversione ecologica dell'economia territoriale, che sono le basi fondanti e che sono anche addirittura degli interventi che, se non vengono realizzati, sono persino irrazionali sul piano dell'efficienza, dell'efficacia e anche del risparmio delle risorse pubbliche. A meno che, cosa che io maliziosamente penso, tutta questa impalcatura
di vincoli organizzativi, tagli orizzontali, piuttosto che obbligatorietà del pareggio in bilancio, piuttosto che patti di stabilità, non siano tutti studiati e attuati cinicamente e consapevolmente per mettere in vendita e nel mercato i servizi fondamentali che riguardano i cittadini. Questo è il passaggio successivo. E quindi, come si può dire, mettere in discussione alle sue radici, insomma, la dimensione del governo territoriale, per portare nel mercato interventi con la giustificazione che il pubblico non è più in grado di gestirli. Vorrei chiedere a Angelo, insomma, è possibile che in questi, dalla legge Galli, oggi investiamo rispetto a quando le competenze del servizio idrico integrato erano gestite direttamente agli enti locali, investiamo oggi un terzo di quello che investivamo allora in termini di investimento in questi settori fondamentali? Oggi che avremo necessità di rilanciare, tutti parlano di crescita, di interventi, di una ricerca estenuante, di un'occupazione intelligente, avremo opere infrastrutturali assolutamente utilissime come queste, dalla mitigazione del rischio idrogeologico piuttosto che i servizi fondamentali di cittadinanza, e ci imbarchiamo nelle grandi opere speculative, evidentemente dispersive e anche condizionate da logiche non solo di profitto ma anche di percorsi paralleli anche con settori di cittadinanza legati spesso a anche ambienti oscuri dell'economia e della finanza nazionale. Io penso che dovremmo ricominciare da queste contraddizioni e recuperare un filo che dia linearità, insomma, e anche trasparenza a alcuni percorsi politici. Gianluca Fioretti, tu sei sindaco, anche tu amministratore a Monzano, ma sei anche il presidente di un'associazione che si chiama Associazione Comuni Virtuosi. Ci piacerebbe da te, intanto ovviamente, avere anche il tuo punto di vista sui temi che stiamo affrontando questa sera, conoscere magari, perché magari non tutti la conoscono, in alcune parole l'Associazione Comuni Virtuosi, e soprattutto su questi temi sapere, farci raccontare se tra i comuni associati esistono già degli esperimenti, delle buone pratiche, delle cose che vengono fatte e in qualche modo affrontano i nodi della discussione di questa sera e provano a risolverli. Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, vi ringrazio veramente dell'invito, ringrazio l'amministrazione comunale e sono invidioso del sindaco, perché non mi è capitato spesso di avere come moderatore in occasioni come questa un dipendente del comune, quindi io ho chiesto a Marco Palmo di fare domanda di mobilità per venire nel mio comune, almeno, perché dipendenti che abbiano una passione comunque al di là del proprio lavoro, no? di mettere in piedi queste iniziative, veramente ce ne sono veramente pochi. Questo è anche uno spunto a favore del cosiddetto pubblico, che spesso, molto spesso, viene bistrattato. Io sì, presento brevemente l'associazione, perché sono in questa veste, oltre che sindaco del comune di Monzano, in provincia di Ancona. L'associazione l'ho fondata nel 2005 insieme ad altri tre comuni, attraverso una coincidenza fortunata di amicizie, di scambi con appunto altri tre comuni, che sono il comune di Colorno in provincia di Parma, il comune di Melpignano in provincia di Lecce e il comune di Vezzano Ligure in provincia di La Spezia. Esperienze comuni naturalmente nel campo delle buone pratiche ambientali, quindi parliamo di rifiuti, gestione del territorio, energia, nuovi stili di vita, mobilità sostenibile, impronta ecologica. Attraverso questo scambio di esperienze concrete, progetti concreti, è nata l'idea appunto di mettere a disposizione tutti questi progetti, no? non solamente attuati dai comuni soci, ma veramente da decine e decine di comuni in tutta Italia. Quindi parliamo di progetti concreti. L'associazione vuole essere questo, io dico sempre, un serbatoio di buone pratiche a cui tutti possono attingere. Naturalmente tutti possono copiare, quindi abbiamo il nostro sito web comunivirtuosi.org, dove ci sono per le varie categorie. Noi da statuto ci muoviamo in 5 linee guida, appunto gestione del territorio, rifiuti, mobilità sostenibile, impronta ecologica
e i nuovi stili di vita. Ci sono decine e decine di progetti con tanto di delibere di giunta a cui appunto un comitato può prendere spunto, un'associazione, ma specialmente un'amministrazione pubblica, quindi un assessore, un sindaco, una giunta, no, possono prendere spunto, copiare, perché in questi casi copiare è bello, e naturalmente adattare quel progetto al proprio territorio, alla propria realtà. Facciamo naturalmente tante diverse iniziative oltre a questo metterci a disposizione, ecco, andiamo in giro per l'Italia a partecipare a convegni, seminari. Io stamattina stavo a Caserta, ho preso il mio camion, non lo chiamo, e ho fatto 900 km per stare qui con voi stasera. Domani saremo a Gattati con provincia di Reggio Emilia, la nostra festa dei comuni virtuosi, quindi abbiamo una quarantina di comuni soci con i loro stand che presentano i progetti, i prodotti tipici. Un'altra iniziativa che è giunta al terzo anno e riscuote molto successo è tipo questa, la nostra scuola di altre amministrazioni, quindi sono i nostri assessori, i nostri sindaci che hanno attuato i migliori progetti nel campo sempre di quelle cinque linee guida che vi dicevo prima, insegnano tra virgolette agli altri amministratori, ai comitati, ai cittadini le buone pratiche, i progetti messi in atto. Abbiamo fatto già 3 edizioni, siamo stati a Palernello in provincia di Brescia, a Padova, e domani saremo all'Istituto Fratelli Cervi di Gattati a fare una scuola sulla gestione del territorio, saremo a luglio a Procida, quindi sono decine di persone, di cittadini e soprattutto di soggetti che appunto prendono spunto dai progetti messi in atto dai comuni soci e non solo. Questo fa l'Associazione dei comuni virtuosi. Naturalmente, girando questo nostro fantastico, bellissimo, però dobbiamo metterci anche purtroppo tra delle virgolette, disgraziato paese, mi sono reso conto che ci sono bellissime realtà, ma moltissime, fantastiche realtà, non solamente come comuni, ma anche come comunità. Questa è una parola a cui tengo molto. Gli spunti di questa sera sono molteplici, sono tantissimi, io non saprei veramente dove iniziare. Io più andiamo avanti, specie dopo quest'ultimo travagliato periodo, e tanto parliamo comunque di politica, no? Stasera, a meno che non mi sia sbagliato. Io direi che è la democrazia che deve diventare tra un po' veramente il bene comune, al di là dell'acqua, al di là dei rifiuti, al di là del paesaggio, perché inizia ad essere intaccata, no? da più fonti, quindi i segnali ce ne sono. Non è semplice amministrare oggi, qua ho il sindaco che lo sa più di me, anche l'anno prossimo anch'io sono al secondo mandato, scadiamo, ma l'amministrare un comune, una comunità, nel 2004 era completamente diverso dall'amministrarla ora. Cos'è che sta mancando? Cos'è che è mancato? Perlomeno per come è la mia percezione, non solamente da sindaco di un comune di 3.400 abitanti delle Marche, ma come appunto presidente di un'associazione che da 7-8 anni gira, si confronta con tanti altri casi, tanti altri amministratori, tantissime altre esperienze. Negli anni si è eroso innanzitutto il senso si è andato erodendo il senso delle istituzioni da parte purtroppo anche dei cittadini. Qua, come ho detto prima, ritorno a far politica e qua mi fermo, perché poi se no apriamo altri fronti. Io ho una mia spiegazione, ho una mia motivazione, no? Perché l'esempio classico è quello dell'assemblea dei genitori di classe, no? 8 anni fa c'era l'assemblea dei genitori attraverso un processo di coinvolgimento, un processo comunque attivo dell'amministrazione pubblica, certamente poi attraverso la presentazione o l'affrontare un problema, i genitori comunque arrivavano, c'era un confronto, una dialettica civile e una dialettica, e c'era anche un rispetto dell'istituzione intesa come comune, come sindaco. Ora affrontare un'assemblea di genitori, un'assemblea di istituto
no? Di 40-50 ragazzi di 35-40 anni inizia ad essere problematico, perché non c'è più quel rispetto delle istituzioni. Questo purtroppo potrebbe essere anche potenzialmente pericoloso, perché dico sempre, c'è questo vuoto della politica, no? Questo vuoto di un ruolo attivo della politica. Prima Panozzo parlava, ma c'è il processo decisionale. Il processo decisionale viene spesso anche verso noi comuni, verso noi comunità, viene preso dall'alto. Quindi c'è il governo nazionale, poi c'è la regione. Prima, una volta c'era la provincia, tra un po' non ci sarà più. Secondo me questa è una perdita. Quindi il processo decisionale, però è un processo che ormai avviene in modo univoco, non avviene in modo attivo, non avviene coinvolgendo i territori, quindi è un processo interno, perché poi la decisione viene presa solo dalla regione, viene presa solo dalla provincia o dal soggetto che è interessato ad arrivare ad una certa decisione, non coinvolgendo i territori. Ma nel territorio non c'è solamente, ci sono le comunità, ma prima di tutti dovrebbero esserci i comuni, quindi dovrebbero esserci i sindaci, dovrebbero esserci le amministrazioni comunali. Quindi il comitato, prima tu dicevi il comitato riempie degli spazi, no? Ma non è esatto, io non lo vedo perlomeno come termine il comitato, come negli ultimi anni certe forze politiche hanno riempito e stanno riempiendo dei vuoti più che degli spazi, no? Dei vuoti di rappresentanza, dei vuoti di coinvolgimento. Degli esempi ce ne sono decine. I comitati nascono naturalmente attraverso un problema, ma nascono perché quel problema è stato posto oppure è esploso in maniera non coinvolgendo appunto i territori in modo precedente. Io vi parlo due esempi molto concreti. Nella mia regione, la regione Marche, c'è stato dall'anno scorso un problema grosso che ha coinvolto diversi territori della regione circa la realizzazione di diverse centrali per la produzione di biogas attraverso le biomasse. La regione addirittura a marzo dell'anno scorso, la regione Marche, fece una legge regionale che abbassò la soglia di potenza attraverso cui era necessaria la VIA, la valutazione impatto ambientale, in modo di bypassare, no, tutte le autorizzazioni e quant'altro. Legge addirittura impugnata dal Consiglio dei Ministri per incostituzionalità, e la Corte Costituzionale un mese fa si è riunita e ha dato la parziale incostituzionalità a questa legge. Quindi ora ci ritroviamo con delle centrali di 999 kW, quindi un kilowatt sotto il megawatt, no, di soglia necessaria per la VIA, autorizzate, addirittura già costruite, che potrebbero essere fermate nelle autorizzazioni. Quindi andremo incontro a dei ricorsi milionari a scapito dei cittadini. Quindi la regione non ha avuto un ruolo attivo, perché non ha coinvolto i territori anche nel costruire la legislazione necessaria. I territori si sono mobilitati, spesso magari per interessi anche di pochi. Quindi c'è anche l'altro problema di un elettrodotto da noi, Fano Teramo, perché poi ogni territorio c'è il proprio problema. Prima sentivo il campo da golf, un'autostrada. Noi abbiamo un elettrodotto da 380 kW che appunto è stato interrotto. Ci sono tantissimi, diversi comitati che si sono instaurati, ma molti comitati magari fatti in casa, no? Magari c'è l'architetto che ha preso il casale in campagna, gli passa l'elettrodotto sotto, ha mobilitato i cittadini per appunto ostacolare quell'opera. Poi magari se raggiunge l'obiettivo il giorno dopo non si interessa più della cosa pubblica, poi magari se c'è un altro problema che gli sta 2 chilometri alle spalle e non gli interessa, non gli interessa più appunto di essere coinvolto. Questo della partecipazione è molto molto importante come tema, non è semplice, non è neanche semplice codificarlo, no? Perché poi io penso che sia importante, ed è quello che manca, e ci ritorno poi magari o nel secondo giro di interventi, ma soprattutto dai vostri interventi. Quello che manca è la politica, purtroppo, è andata sempre più mancando.
specie nelle tematiche che riguardano appunto i beni comuni e riguardano anche certe tematiche ambientali che a me sono più care. Non si capisce ancora, non si sa dove si vuole andare, non c'è una direzione precisa. Quindi ogni territorio, ogni regione, addirittura ogni comune si sente innanzitutto in grado di prendere una direzione diversa, ma soprattutto non ha, no, dall'alto una direzione precisa su cui vuole andare. Un paradigma classico è quello dei rifiuti, quindi i rifiuti ogni regione, ogni territorio va da sé. Qui avete un termovalorizzatore, si dice così, ma si dice in teoria, ma si chiama inceneritore. Non c'è questa, in altri territori dove ci sono questi impianti magari ci sono comitati molto più agguerriti, qui da voi è la cosa molto più morbida, perché appunto poi dipende molto dal territorio, dipende dalla morfologia, dipende dalle caratteristiche, dall'identità delle singole comunità, però dall'alto manca soprattutto una direzione precisa su cui si vuole andare. Quindi questo anche dell'acqua è stato anche questo un classico esempio della mancanza della politica, perché c'è stato un partito che Panozzo diceva, ho capito di che partito è, che sicuramente è anche il mio, anche perché è l'unico partito a oggi, no, purtroppo o per fortuna, che si chiama PD, comunque l'unico partito organizzato che è rimasto a livello nazionale, che perlomeno ha una certa struttura, ha un certo apparato. Adesso lasciamo perdere, è chiuso qui, perché altrimenti sfociamo appunto anche qui in altri fronti, però anche qui abbiamo visto quel partito, no, snobbare, isolare, contrastare, no, tutte la battaglia referendaria, perché non so chi ha parlato prima, ha usato quel termine, un termine trasversale, perché c'erano comunque interessi enormi trasversali, no, all'interno delle società partecipate, ma non nella le acque vicentine, ma parlo delle grandi municipalizzate, dove magari i comuni hanno il 51% di quote, ma di fatto non gestiscono assolutamente la società, perché quella società ha interessi privati e utili da produrre. Quindi quel partito e anche altri con queste logiche trasversali avversavano la campagna referendaria, per andare poi in conferenza stampa e sedersi, no, al tavolo dei, come si dice, al tavolo dei vincitori. E quando poi un grande partito che dovrebbe essere popolare si muove in questo modo, la credibilità magari sì, sta lì sul telegiornale, ma piano piano alle spalle.